Davanti alla telecamera abbiamo Giuseppe Lucio Fragnoli, al quale chiediamo, dato che è autore di diversi romanzi, 8 per addirittura romanzi, chiedo quale degli 8 crede di poter presentare ai ragazzi delle scuole medie. Di tutti i romanzi sicuramente il più adatto ad essere presentato è sicuramente l'ultimo, perché è attuale, una storia di camorra, diciamo così, e anche se poi vi è molta fantasia, non è un libro verità, è un romanzo per qualcuno. E quindi, siccome c'è l'attualità della cosa, penso sia il più adatto ad essere presentato, anche se poi naturalmente i ragazzi delle scuole medie, che sono come età, diciamo così, non proprio grandi per questo tipo di lettura, devono avere, diciamo così, una lettura guidata del libro. E dici il titolo? Il titolo è Una balorda faccenda di camorra. Ovviamente le notizie, i fatti, gli avvenimenti presi, raccolti da notizie varie, da testimonianze o personali o considerazioni personali? Io naturalmente prima di scrivere il libro ho preso delle idee un po' dappertutto, idee sparse, ma la storia, così come poi è venuta nel romanzo, è del tutto originale, perché non si riferisce a nessun fatto preciso, ovvero la camorra, come ben sappiamo, il malaffare, specialmente campano, occupa le pagine di cronaca dei quotidiani tutti i giorni, con fatti vari di sangue. Molti fatti raccontati nel romanzo somigliano, però non sono gli stessi. Alle notizie di cronaca. Sono naturalmente funzionali alla storia narrata. Non fai nessun riferimento personale di cronaca. È tutto immaginata la cosa. Immaginata. Però naturalmente potrebbe essere veramente una storia che potrebbe accadere. Quindi ai ragazzi, cosa, come primo punto, che cosa vorresti far riflettere i ragazzi? I ragazzi vorrei farli riflettere sulla esigenza di un ritorno formidabile alla legalità, perché pure in un altro seminario che è stato fatto, il romanzo è stato presentato come un excursus nel mondo del malaffare, per poi ragionare dei fatti attuali realmente accaduti e dell'esigenza proprio di ritornare alla legalità, al rispetto delle regole. Parlavi della legalità, quindi convegni tenuti dove, in che occasione e indetti da chi? Io i miei libri in generale li ho presentati sempre con l'avrologo di San Cosma in questo territorio qui, poi li ho presentati a Latina, al Liceo Maiorana, li ho presentati in altri contesti. Però in questa zona ci ho tenuto sempre a presentarli con la prologo di San Cosma, che sono degli amici, sono messi sempre a disposizione. Ok, grazie Dante, ci risentiamo, a presto nelle scuole per incontri con i ragazzi. Grazie.